Ciao ragazzi, siamo qui al mercato Fagin, uno dei mercati rionali, si può dire rionali? Sì. Stiamo aspettando la dolce Lucilla, che non esce, è già da 10 minuti. Bello, oggi è una bella mattinata, c'è il sole, non c'è vento, non fa neanche tanto freddo. Ed è una bellissima mattinata. Dovrebbe uscire da quella porticina, Lucia. Dovrebbe uscire. Qui ci sono tutte le sue cose. Aspettiamo, 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 aspettiamo. Chi è? Il progettino va avanti. Vi dico solo questo, sta andando avanti. Ciao. Ciao ragazzi, allora, guarda cosa abbiamo preparato. Carote lesse. La verdura e guarda qui, questa è la sfoglia, no? Cioè noi la prendiamo, la tagliamo tipo chiacchiere, noi la tagliamo tipo chiacchiere e bla, ora senza staccare, senza fare niente, le mettiamo nella teglia. Ciao ragazzi, guardate come che dici, usciamo. Sì, anche perché quelli titoli sono corti. O magari mi devi una mano, Pure esagerare. Vedi, prendine una. E la brucio. Sono piacevolmente sorpreso. No, devono fare. Ma G, cerca di girarci. Sì. Ok, altri due minuti. Ma la carta forno? No. Quella è la stessa di quella là. Ma è la stessa di quella là? Quella carta porno che stava già da sotto. Ah. Bene ragazzi, guardate. Il cibo dei contadini. Oh, è sempre carne, dobbiamo mangiare anche verdura. Poi domani si pensa. Domani si pensa. Domani è sabato. Domani c'è carne. Domani c'è carne. L'hai messa voglia a me? Sì, l'ho messa, se non li giri. Qua? No, là no. Là no. Pensavo che la volevi la maionese. Oh ragazzi, domani è già 29 di febbraio. È il 9 marzo. Ora tu la prendi accia. Sì, lascia stare. È l'anno. Ah, 28. Ah, è l'ultimo. Ah, ci picchia. Minchia. So. Navigo con la mia testa, navigo. Dove stai andando? Bene, bene, bene. Buon appetito. Buon appetito, buon appetito. Sono Lucia, buon appetito. Tada! Ancora possiamo mangiare? Io la il garrote l'ho fatto con la maionese. Quello è un brufolo schiacciato. No, non è vero. No, è un mio brufolo. No. Allora, questo qua vedete com'è? Un po' le chiacchiere. Si dice le chiacchiere? Le chiacchiere? Vedete? Bruciano come delle pietre lavicose. Delle pietre laviche, si dice. Dai, buon appetito, Buon appetito. Qui invece la lascia così. Buon appetito. Ciao. Amadea! Alla, questa torta mamma già. Io tengo questa tappa. Ragazzi, ho il naso proprio attappatissimo oggi. Cioè oggi, la sera mi si attappa. Però c'è sempre tempo per un pezzettino di torta. Torta, torta. Ma che stai facendo? C'ho poi i capelli a occhio, me li devo fare.
Vado, che c'è, Puzzetti, che c'è? Che c'è? E tuo figlio, dove sta tuo figlio? Ah, eccolo. Tuo figlio l'hai preso, dai. Da ti brava, belli lili bella lili bella bella coccolona coccolona, è diventata babba lì, ha partorito con suo figlio. Opla, che c'è, che c'è, adoro. Beh, che troppo la ballina, beh. La ballina, andiamo. Attenzione, sì. E come te la lancio la pallina se è chiuso? Apri la porta. Apri la porta, Lilli. Di più, di più. Come te la lancio se sta chiusa? Come te la lancio? Ah, ecco. Brava, brava! Brava, brava! Amici, non si può, peggio di così, guarda. L'ho visto su internet, l'ho vista. Fa male internet a lui, queste sono le conseguenze, lo volete proprio vedere? Ma io dico lo volete proprio vedere, io vorrei evitare. Lo volete vedere? Sta pure aggiustando i capelli. Si sta pure aggiustando i capelli, ragazzi. Dai! Io ve la faccio vedere, io mi tolgo dalle mie responsabilità, colpa vostra. Ciao, sono un pollo, sono un perfetto pollo. Ma vedete se è normale questa cosa, vedete? Aia, ciao, mi fanno male i muscoli, aia. Cioè ragazzi, sono male anche tempo così in ginocchio. L'ho trovato che si voleva si è infilato che stai invadendo? No ho fatto si è infilato la prima gamba nella prima manica e c'è riuscito, guardatelo insiste ancora, guardate. Ciao, nella prima si è infilato, no, la prima gamba nella prima manica e c'è riuscito. Tenendo presente che lui ci aveva bottonato fino a sopra, mi ha chiamato. Amo, aiutami! Che è successo? Voleva mettere l'altra gamba nell'altra manica, tenendo il ginocchio tutto abbassato, che tirava la maglietta, più tutto attaccato fino a sopra. Aiutami con il ginocchio che stavo così, che non volevo. Sono arrivata io, ho detto chiudi il ginocchio prima, staccati qua, e in effetti così siamo riusciti a metterlo. Mi aiuti a togliere. E ora lo devo aiutare a togliere. Ma se vuoi è normale, io non lo so. Internet è così. Vedete come si spoglia. E mi dite la mano. Aspetta. Metti pure qua a terra, vedi. Dai, me lo tocco da solo, dai. Aspetta, come. Ecco. Dai, ti aiuto. Ah, ecco, sto facendo lì. Ah, era così facile. Ma dai, io ti qua. Stavo uscendo già la gamba prima. Ma, cioè, che pena, potevo mettere le due gambe prima. E poi. Oh Gesù. C'è l'atrofisia alle gambe. Questo è stato. Ma dammi ragazzi. Un po' qua prima. Sulla coscia. Perché stavo così. Cioè, io potevo mettere le gambe prima così. E poi. Scusa. Da che pirla che sono. Questo è Saverio, ragazzi. Questo è Saverio. Bene, ragazzi, dai. Adò, non si fa male qua. In queste condizioni vi diamo la buonanotte dicendovi che ho un crampo alla gamba. Oltre a questo, cosa gli dici? Mi fa male le cosce. No, mi dice
Iscrivetevi, commentate, condividete, iscrivetevi alla pagina Facebook e mettete un mi piace ovviamente. E ciao! Ciao a tutti amici, buonanotte!